Il primo consiglio comunale dell'amministrazione Nania Naso si è tenuto martedì 20 ottobre al Cineauditorium Mormino. Presidente è stato eletto l'ex assessore Giovanni Rubino e vice la giovane Martina Galletta. Dopo il giuramento degli eletti si è proceduto con la surroga dei consiglieri Rosita Ferrarotto, Sara Rifici e Daniele Letizia, che hanno optato per la carica di assessore, facendo subentrare al loro posto in consiglio Martina Galletta, Rosario D'Amore e Francesco Catania. Il primo consiglio comunale è stato una unità di intenti, tutto il gruppo di maggioranza è stato compatto, abbiamo scelto il presidente Giovanni Rubino, persona distinta, equilibrata, che in questi anni si è mostrato come persona che ascolta tutte le istanze dei cittadini e penso che sarà un equilibrio all'interno di tutto il consenso civico, anche a garanzia della minoranza e di tutti i cittadini che avranno in lui una figura di spessore e che sarà di ascolto, come lo sarà tutta l'amministrazione Nani con tutta la giunta e tutti i consiglieri comunali che saranno in ogni caso sempre a disposizione dei cittadini. Il sindaco Gaetano Nani è già al lavoro insieme alla sua giunta e tra domenica e lunedì si conosceranno le deleghe assessoriali. Intanto si lavora sul ristoro dei danni subiti dai nasitani a causa degli incendi che hanno devastato gran parte del territorio lo scorso 3 ottobre. In questi giorni la giunta regionale dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza che ci darà quegli strumenti normativi per essere ancora più presenti per risolvere tanti problemi. Si stanno rivelando tante situazioni particolari con discariche abusive su tutto il territorio, con situazioni di famiglie che ancora purtroppo sono fuori dalla propria abitazione e che stiamo cercando di risolvere assegnando loro delle case di edilizia popolare che sono nella nostra disponibilità.